felici di essere riusciti ad arrivare a questa giornata baciata dal sole. Io saluto e ringrazio specialmente il professor Camarosano, la dottoressa Bottazzi, il dottor Stecker che hanno accolto il nostro invito e ci illustreranno tutte le curiosità ancora ignote, e inviterei intanto il nostro sindaco Vladimir Cucagna che ci ha patrocinato l'iniziativa. Quella di fa. Buonasera a tutti, professor Zen, a nome dell'amministrazione comunale. A nome dell'amministrazione comunale saluto tutti i presenti all'apertura di questa interessante manifestazione organizzata in collaborazione con l'assessorato alla cultura. L'assessore Maria Teresa attualmente è una recita all'asilo di San Pelagio, speriamo ci raggiunga quanto prima. Una manifestazione interessante, dicevo, che va ad arricchire il calendario già molto ampio e molto vasto delle manifestazioni che si svolgono sul nostro territorio e che sicuramente saprà richiamare molta gente, molte persone, anche perché si tratta di una rievocazione storica che ben si inquadra nella splendida cornice di Duino. Permettetemi di ringraziare in particolar modo il presidente del centro in via Duino Orisina Mare, Veronica Loger, per l'organizzazione e per tutto quello che ha fatto per mettere in piedi questa serata, queste tre serate, diciamo. Vi meno uprave, da mizko na brzinske općine, pozdravljam sve prisotne na otvoritev te zanimive pobude, pri organizaciji katere sudeluje tudi općinstvo za kulturu. Bolnica Marija Breca je na zaključni prireditvi otroškega vrca v Šempolaju in se nam bo pridružila v kratke. Kot sem že rekel, gre za zanimivo prireditev, ki je obogatila spored prireditve te naše pri nas in ki bo gotovo privabila številno občinstvo. Saj se idealno vključuje v okolje Devina. Dovolite mi, da se zahvalim predsednici Združenja Centro in Via Devina Brežina Morje, Veronika Loger, ki si je še posebno prizadela za to prireditev. Buona serata a tutti, buon proseguimento, prijetno večer. Io volevo presentarvi i relatori che hanno accettato di venirci a parlare della vostra storia, della storia del Duino, che è ricchissima, molto più di quanto non si conosca, e quindi l'intento è quello di farla conoscere sempre di più, perché conoscendo il proprio passato si può lavorare meglio per il presente e soprattutto per il futuro. Sono Lorenzo Canini, Italia Medievale, sono felice che siate intervenuti nonostante il caldo che esploso tutto in un colpo, ma meglio il caldo che non il maltempo. Vi presento i relatori di questa serata, a cui lasciamo subito la parola per non perdere altro tempo. Comincerà il professor Paolo Camarosano, docente di storia medievale all'Università di Trieste, proseguirà la professoressa Maria Luisa Bottazzi dell'Università di Trieste e concluderà il dottor Strecker, esperto di monetazione e storico del territorio. Vi ringrazio ancora per essere qui con noi, buon ascolto a tutti e buona serata, grazie. La storia di Duino, devo dire, è una storia ancora in gran parte da scrivere. Questo nonostante che ci siano stati dei lavori ampi e anche molto ben fondati, il vecchio libro di Rodolfo Pichler, le pagine dense molto precise che Peter Stich ha dedicato ai illuminati all'interno del suo libro sui conti di Gorizia e altri autori. Nonostante questo, questa storia attende ancora una sua monografia ricca e fondata, e il motivo di questa, chiamiamola, carenza è la grande difficoltà nella ricerca delle fonti storiche per la storia di Duino. Difficoltà che nasce a sua volta dal fatto che i signori di Duino avevano un amplissimo spazio geografico nel quale erano coinvolti, in parte lo vedete nella carta alle mie spalle, in parte lo sapete,
A questo spazio geografico così vasto corrisponde il fatto che i documenti per la storia di questa dinastia, per i 300 anni della storia di questa dinastia, sono dispersi a Vienna, a Graz, a Trieste ovviamente, a Treviso, a Udine, a Venezia, in altre sedi, a Lubiana, a Fiume, in altre sedi, no? In archivi statali, in archivi ecclesiastici, insomma è una miriade, una dispersione di fonti, cioè non esiste, per intenderci, un archivio della famiglia che faccia l'ampliare della sua documentazione. Questo non è, non riguarda soltanto i Duinati, ma una grandissima parte delle aristocrazie italiane, anche se può sembrare strano, prima del 400, è così. Ecco. E allora c'è questa grande dispersione di fonti e Maria Luisa Bottazzi e io stiamo cercando, abbiamo già qui un corposo dossier, diciamo, di fonti che riguardano i Duinati, ma cercheremo di produrre, se il tempo e altre cose ce lo consentiranno, una sigla, una raccolta, diciamo, dei documenti sui signori Duino, la cui storia è molto interessante e molto complessa. È una complessità che naturalmente io non potrò rendere nella mezz'oretta in cui voglio parlare, e cercherà anche Maria Luisa di dire alcune cose più, diciamo così, più essenziali. Ci siamo divisi il lavoro, Maria Luisa Bottazzi parlerà dei Duinati nel contesto dei conti di Gorizia, il passaggio dalla loro, diciamo, dipendenza dei conti di Gorizia fino a, diciamo, alla proda di Asburgo. Io parlerò dei Duinati nel contesto del patriarcato di Aquileia. La sostanza delle cose è che, diciamo, i Duinati furono in questa fase sempre più legati agli Asburgo, questa è la sostanza del problema, è anche sempre più coinvolti nelle vicende triestine e in definitiva nella diffidenza che la città di Trieste nutriva giustamente verso un possibile dominio veneziano. Questa è l'origine della famosa dedizione del 1382 di Trieste al Duca d'Austria, nella quale, no, Ugo VI e Duino ebbe una parte importante, anche se, diciamo, è una parte ancora da studiare, molte cose si sono apprese, no? Certamente al momento dell'edizione lui non era a Trieste perché aveva un ruolo importante nella città di Treviso, dove i Duinati erano venuti ad assumere dei ruoli di importanza, e da Trieste lo chiamarono perché venisse a Trieste, che ovviamente era una situazione un po' mossa, perché potete capire, c'era una parte delle filostiche, per così dire, e una parte avversa. Ma i trevigiani pregarono Ugo di restare a Treviso perché anche Treviso aveva le sue carte da pelare, in particolare un assedio dei cavalesi. Dicembre del 83 Ugo acquistò dei beni e delle rendite a Prosecco, ricevette in cambio una somma di denaro e una vigna a Trieste che, come dice il documento, confinava con il mare, era una vigna in riva al mare. Allora, a me, chiedo scusa, dopo questo sfolgorare di battaglie, patriarchi, duchi e controduchi, mi piace concludere con questa umile e terrena visione della vigna in riva al mare, questa vicenda dei Duinati, sulla quale parlerà molto più ampiamente, chiaramente, anche Luisa. Grazie. Vasta mole poco ordinata degli atti che ricoprono i quasi tre secoli di dominio dei signori di Duino, è che il loro potere ricade, allora, e questo dobbiamo tenerlo bene in mente, su beni di vario genere. Nella documentazione si parla in genere di ville, di uomini, di ville intesi come villaggi, di castelli ricevuti, e come abbiamo sentito da Paolo Camarosano, secondo un ordine sparso, come abbiamo sentito dire, a macchia di leopardo, e in nome di un rapporto di fedeltà giurato a persone diverse, spesso incompatibili fra loro. I signori di Duino ricevettero per esempio il dominio di Fiume, Rijeka oggi, che al tempo era già una città importante, e altri centri del Quarnaro dal vescovo di Pola.
mentre i beni situati nel resto del territorio che era stato a loro affidato, cioè quelli in Friuli o nella Venezia Giulia, nell'Altopiano Carsico, nella Carniola, all'interno dell'Istria, li ricevettero dal Patriarca di Aquileia e dal Conte di Gorizia, che sappiamo essere stati sempre comunque in contrasto fra di loro, e ai quali i signori comunque di Duino diedero e prestarono periodicamente, in modo altalenante, ma anche in modo contemporaneo, come abbiamo sentito dire, la loro fedeltà, sentendosi variamente legati fino, abbiamo sentito, fino al 1366. In quel momento Ugone di Duino, il sesto del suo nome, optò per un decisivo, abbiamo sentito, passaggio agli Asburgo. La famiglia dei Duinati, che la famiglia servì poi in modo continuativo e fedele, mantenendo rapporti politici ed economici con gli altri. I prodromi di questa rottura definitiva probabilmente sono anche da leggersi nei continui rapporti che nel 300 i Duinati ebbero con le famiglie boeme e austriache, oltre a seguirsi pensando anche all'ampio quadro politico che comunque avevamo in questa parte del confine orientale d'Italia. Tra il 1315 il figlio Ugo III provvide alla memoria familiare con la fondazione a Fiume prima di una chiesa e poi di un monastero annesso che un'epigrafe ancora oggi ricorda, dedicati entrambi a San Girolamo e tenuti da subito dagli agostiniani. Progetto che nel suo complesso sarà poi continuato sia da Ugo VI e per essere ultimato dalla famiglia di Valsè entro il 1408, dal quale molti dei di Duino scelsero di farsi seppellire in quel luogo. Nel primi del Novecento, forse anche prima, la chiesa ha subito dei restauri e degli scavi. Questa è la situazione delle tombe che sono state trovate nella chiesa a Fiume. Sappiamo, per cui decisi di farsi seppellire quasi tutti in quel luogo, sappiamo poi che a fronte degli impegni presi per Enrico II per l'estensione del potere goreziano in area veneta, contro Can Grande della Scala e nella difesa di Treviso e di Padova, Ugo III organizzò e mantenne dal 1319 al 1324 un forte esercito formato da 50 cavalieri detti galeati, o vale a dire corazzati, 50 balestrieri e 100 fanti, un esercito piuttosto importante. Mentre a fronte delle iniziali rilevanti spese, i Duinati riuscirono solo ad assicurarsi nel Basso Friuli, con una sentenza arbitrale del 1313, la piena proprietà e quindi l'entrata di una torre munita e del castello a Zuino, che erano da tempo contesi con i Villalta, questa parte qua, in pratica è tutta la zona dell'odierna Tor Viscosa. Grazie. Hvala za povabilo organizatorja. Jaz bom nadaljeval v italijanščini, tako da me lahko sledijo vsi, ki so tukaj prisotni. Grazie per l'invito agli organizzatori di questo importante incontro. Io dunque mi ero preparato per illustrarvi un po' la monetazione che circolava in queste terre, come vedete dal titolo, solo nella seconda metà del XIV secolo. Dunque, noi siamo in un periodo che segue un po' il periodo d'oro delle zecche di queste regioni, perché nel XIII secolo, come potete vedere nella diapositiva, qui fra il Friuli, la Slovenia, l'Austria, ovvero l'attuale Carinzia e la Stiria, operarono tantissime zecche. Potete notare che ci fu una forte concentrazione verso l'attuale Dolenska, perché lì eravamo sul confine dell'impero, cioè subito dopo incominciava la Croazia e l'Ungheria, che non facevano parte del Sacro Romano Impero. E dunque lì c'erano molte zecche, perché queste monete del XIII secolo venivano coniate in un ottimo argento, una buona lega,
e erano molto stimate, molto apprezzate proprio nel Regno d'Ungheria, perché lì la loro monetazione locale non era all'altezza e diciamo la valuta forte era quella qua nostrana. Dunque, allora, oltre al patriarcato, che abbiamo visto così dello Scam in qualche esempio, coniarono all'epoca anche i conti di Gorizia. Come avevo già spiegato, in realtà Gorizia non operò mai nessuna zecca, piuttosto furono coniati a Lienz, adesso in Tirolo, o qualcosina all'inizio anche alla Tisana. Perché la Tisana? Perché la Tisana era anche un porto. E dunque forse all'inizio del 1200 per di lì passarono anche crociati e pellegrini che andavano verso la Terra Santa. In fin dei conti qua al nord la Tisana, Trieste, Aquileia anche se vogliamo, perché in fin dei conti è vicinissima al mare, no? Anzi, quella volta forse era anche più vicina perché poi si è imperata. Erano comunque dei porti dai quali c'erano delle navi che andavano appunto in Terra Santa per causa delle crociate, dei pellegrinaggi, eccetera. Questo forse è un aspetto ancora poco studiato, poco conosciuto. Dunque la Tisana, dicevo, no? E poi Lienz. Qua su questa foto vedete un po' un mucchietto di soldi goriziani, tra i quali noterete anche qualcosina d'oro, perché i goriziani in realtà coniarono anche delle monete d'oro, che poi vedremo. Strano che non coniarono i patriarchi, in fin dei conti, diciamo, a livello così nobiliare erano sicuramente a un livello più alto. Ma il Bernardi in realtà dice che i patriarchi coniarono anche qualche moneta d'oro, solo che finora non è stata mai ritrovata. Cioè ci sono dei documenti che dicono o parlano di queste monete, però attualmente non se ne conosce nessuna. Mentre i goriziani forse coniarono anche meno, però appunto si conosce qualcuna di queste. Ecco, questa è una moneta che fu coniata uguale, non cambiò mai, per più di 100 anni. Ecco, questa è un po' la differenza, perché per Venezia era importante che la moneta rimanesse di buon titolo e fosse accettata tranquillamente dappertutto. Allora ebbero l'accortezza, la furbizia di mantenere intatto il livello della bontà del titolo. E dunque questo ovviamente fece sì che la moneta poi si espanse e venne volentieri accettata anche in posti molto lontani da Venezia, perché uno che la prendeva in mano già sapeva che era una moneta buona, a differenza di quelle aquileiesi che purtroppo causa problemi interni del patriarcato scendevano di bontà e peggioravano nel titolo. Grazie. Partecipanti totali. Le regole prevedono la vittoria ai 3 tocchi, ovvero colpi pieni ritenuti efficaci dall'arbitro oppure per resa e ritiro dell'avversario.
donne, messeri, è un piacere e un onore per un araldo come me, dirò di più, un privilegio presentarvi i contendenti di questo torneo. E cominciamo dal primo dei duelli, quello di scudo e spada. Si avanza in questo campo per lo scudo di Leo, Carl Furien, socio di antica data, fu amico e vicino di Marcello De Leo ed avvenne intergesto nello anno dello Signore Nostro, millesimo, trecentesimo, ottantesimo secondo, presso il qual i cittadini di Tergesto si diedero all'arciduca d'Ostericchi. Inserossi nelle minori arti quale maestro di carraria, abile e targuto fu e membro dello maior consiglio, et divenossi repente iudice di clara fama, or sedesta a clamare a sé lo diritto di servire lo signor conte qual milite suo. La di lui fortezza si uguala allo suo temperamento, tonante qual buriana tempestosa. Grazie.
sì, fai qualcosa. Arrendetevi! Mi arrendo! Ah!